Ed eccolo qui, ragazzi, la lettera di Hogwarts. Ragazzi, non abbiamo più niente da dire. Come avete ben capito, abbiamo finalmente tra le mani Hogwarts Legacy, il gioco che tutti noi fan della saga di Harry Potter stavamo aspettando. E quindi, ragazzi, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a giocare. Ed eccoci qui, ragazzi, abbiamo creato il nostro personaggio. Ho cercato di farlo il più possibile somigliante al nostro amico Harry Potter per far sì che in questa avventura giochiamo dal lato dei suoi antenati. Ci chiamiamo Pasqualo lo Squalo. Iniziamo subito l'avventura. Eccoci come siamo belle. Sembra che siamo già pronti per partire. Certo. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho Sì, mostrato. professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professor Fig. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato utile. Oh, Eliasar! George, per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho Ah, pensato. meglio non parlarne qui, Eliasar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto, signore. Dopo di te. Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. Namo? E cosa ha visto di male? Cavalli trasparente? Wow! Chi è questo? Per fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Giusto in tempo. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. Pasquale? Alla scuola? Lo squalo? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. Ma io E sono nemmeno io. forte. Infatti, siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Va bene. Non potevi avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. C'ho la Il bacchetta signor Weasley è grande. un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Sì, l'ho letto. La Non rivolta dei tutti goblin. concordano sulla pericolosità di Ranrok. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. È stata tua moglie, Eliasar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come?
Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eliasar. L'ha portato il suo gufo, ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta, per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Lo vedo solo io? Non lo vedo. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Non so... Minchia. Resisti! Via! Oh mio Dio. Ah, questi sono i miei cavalli. Dammi la mano! Promette bene, promette. Scoiattolino! Va tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Pasquale, lo squalo. Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Cos'è successo? Bravo, ha messo la fialetta vuota in tasca. Che diavolo gli è ecologico. Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore... Signore, dove siamo? Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. E quindi dove stiamo? Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Lo farò. Ma restami accanto. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. O perché. Vai, famoci sta passeggiata. Luce che si riproduce. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Lei il passaporto servisse a portarci proprio qui. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Andiamo. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero, anche se abbandonato. Vamos. Fa attenzione! La passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. Magia antica? Sì. Una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come si è entrati in possesso della passaporta,
ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua. Ma perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. E qui che famo? È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Facciamo il primo nostro incantesimo. Mira al centro. Ok, R2 per lanciare un incantesimo base. Wow. Bella. Eccellente. Ok. Ok. Oh. È stato un po' più scomodo del previsto. Vuoi? Il tuo lavoro di bacchetta va migliorando. Grazie, signore. Ah, lassù. Scassa tutto. Namo. Ci siamo, è poco più avanti. Come passiamo? Tieniti forte! Riparo! Grande professore, grande! Riparo! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, sì! Perché costruire una cosa del genere qui? Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Vai, inizia a scassare tutti i cosi. A mio attimo sono con te al centro. Ok. Vuoi? Professore, qui c'è un intaglio murale. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Professore, questa statua. Forse questa era casa sua. Wow. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Fig! Ah, lo devo schiattare? No. Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagno solo io. È come quello sul contenitore della passaporta. Quindi solo io posso. Solo io posso. Il nome di Merlino. Cosa? Sveglia il goblin. Per Godric. Dove siamo? Non ci credo. Scusi? Il goblin banchiere. Ah,
Eccolo zio. Ma non può essere. Eh sì, sono io Pasquale lo squalo. Solo un attimo, ecco che Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Grazie. Camera blindata 12, immagino. Sì. Precisamente. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Amma la chiave, combo. Stammi accanto. E state zitto. Taxi. Dopo di voi. Signor lo squalo. Tenete le mani nel carrello se non volete perderle. Guai. Quante camere blindate ci sono qui? Tante. In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere sono le più recenti. Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringot? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente o entrambe le cose. Prendete un bel respiro. Che cosa? Una sott'acqua. Cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Conosce già la cascata del ladro? Di nome. Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Quando scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi, c'è molta strada da fare. Sono un importante. Vado nella prima camera blindata fatta. Con le unghiacce maledette. Camera numero 12. Camera 12. Ah, che giornata. Prego, avanti. Che era questo braccialino? Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta? No, più scuro. Ne ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Mi aspetto rogne. Eccoci qua. Eccola. Sì, professor Fie. Sono entrati qui. Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania. In tutto questo tempo nessuno l'ha visitata. Fino a oggi. E oggi lo squalo arriva. Camera 12. Grazie dell'aiuto. Mai. Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Un attimo, chiudere la porta.
Buona fortuna. Professore? Questa non me l'aspettavo. Fammi riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo. Per rivelare. Rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Che devo fare? Wow. Eh? Tieni salda la bacchetta con L, poi guidala lungo il percorso del simbolo che apprende l'incantesimo. Premi il comando corrispondente quando ti viene chiesto per accelerare. Lancia Revelio con... Revelio! Va bene. Lì, ho visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Eccola. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada tu. Certo. Sono io il big boss, io. Lumos! Lumos. Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. In che senso dovremo sudarcela? Penso che questa sia una specie di prova. Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringot. Non potevo utilizzare magia, sono passata tutta la cascata. Come faccio a utilizzarla? Forse hanno gli incantesimi pazzi. Non potevo... Boh. Dai, professore fighe. Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì, signore, sto bene. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento. Quella statua... Quale statua? Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione... Il riflesso si è girato verso la luce. Vieni qua, dai. Forse dovresti lanciare Lumos. Lumos. Allora, tieni premuto R2 e il triangolo per lanciare a terminare Lumos. Lumos, ben fatto. Ora il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. Attenzione! Proteggo! Ecco! Descendo! Come mi... Contento.
triangolo fa direttamente per te. Vai, abbiamo imparato due incantesimi. Professore! Professor Fig! Professore! Dov'è finito? Si mette male. E ora dove dovrei andare? Minchia sta questo, compà. Che succede? Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Protego! Lumos! Dove mi portano? Ah, è qui che volevano portarmi. Di nuovo quel bagliore. Ancora. Revelio! Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Lumos. Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Proteggo! Sempre una lega per contrattaccare e sorgire nemici con stupefaction. Oh, la staffa. Proteggo! Stupefico! 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 Che roba è questa?
Oh, gocce di allevino, compa! Oh, eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so. Ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio per vedere i ricordi. Mi chiedo... L'ho trovata io perché lo usi tu. Questo dovrebbe pronto. Essere la... È nascosta bene? La fin magia troppo. Segreta. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato... sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà a Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì. E se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E quindi la responsabilità che ne deriva. Sono forte. Abbiamo fatto il possibile. Stogli il ricordo. È questo che vedi? Il bagliore... che li circondava? Ah, sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia? Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale. Ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare... che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Quando sei brutto, Rackham. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei no. Non ho pazienza per i traditori. Ora, dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. No. Vuoi la guerra? E che guerra sia? Spin. Ah,
come uscire! Professore! Dai! Ce l'abbiamo fatta. Va tutto bene? Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Ma l'ha capito. Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Ora devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Va bene. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Vamos! Che baffetto! Phineas Nigellus Black. Black. Preparati a incontrare il preside. Salve, signor preside. Fig, grazie per averci raggiunto. Lo svistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta. Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Se no, mi farò vivo. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. A cappellino. Benvenuto, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di conoscere i professori e iniziare i miei studi a Hogwarts. Bene. Hogwarts ha molto da offrire a chi desidera apprendere. Ciò che imparerà in aula
ti preparerà ad affrontare le sfide al di fuori di essa. Chissà. Avverto qualcosa in te. Un senso di... di cosa si tratta? Ambizione, dai. Ambizione, forse. Posso sembrare ostinato, ma nella vita bisogna lottare per ciò che si vuole. Interessante. Hai da poco scoperto di possedere una rara abilità. Sento l'ambizione crescere dentro di te, così come il desiderio di potere. Forse appartieni a Serpe Verde. No, scelgo un'altra casa. Grifondoro, sì. Sei disposto ad andare avanti anche da solo, se necessario? Sì. Sarà meglio... Grifondoro! Come Harry Potter. Volevamo andare in Serpe Verde e andato in Grifondoro. Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che entrata in scena! È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley. È un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una vera avventura. Già, non vedo l'ora. Ricordo ancora la prima volta nella sala comune di Grifondoro. Era una Grifondoro? Io sono una Grifondoro. Da ragazza non ricordavo mai la parola d'ordine. Che parola? Parola d'ordine? La parola d'ordine è grata domum. Grata domum. Puoi entrare. Grazie. Ben fatto. Ora, entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla prima lezione. Va bene. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Grazie, professoressa.